Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video dove andiamo a vedere un po' le news. Allora, l'altra volta ho fatto dei cristalli con il Petri Dish e ho deciso di unirli in questo ciondolo con la resina UV, mettendoci delle perline. E voilà. Poi questo che è composto da due pezzi, questo dietro e questo sopra che è trasparente. L'ho unito e ci ho messo una varietà di glitter, poi un po' di palline qui e qui. Molto carino come portachiavi da regalare, anche come collanina. Poi questo che mi piace tantissimo, questa conchiglia. Dentro ci ho messo tutti gli strass e qui ho messo delle palline brillantini così semplici, anche questo è carino come collana o come portachiavi marino, mi piace tanto. Poi ho cercato di rimediare a questa, però solo che è comunque rimasto qui questo dislivello tra la resina UV e la resina sotto, quindi dovrei metterci magari un altro strato sopra di resina UV. Però del resto mi piace tanto. Solo che c'è questo dislivello. Ho provato a mettere il lucido, ma funziona fino a un certo punto. Questo qui al centro ho deciso di evidenziare un po' il puzzle. E questa creazione mi piace tanto, mi piace veramente tanto. Poi ho lucidato questa e infatti ora è tutta un'altra cosa. Ecco, guardate l'effetto bellissimo. Comunque l'oro non fa questo effetto più di tanto perché secondo me ha i glitter. Il problema non è il fatto che sia oro, ma il problema è che ha i glitter. Poi ho anche composto questa. Ah, macchinetta di dolcetti, molto carina. Questa è un po' pesantina. E poi, novità, ho fatto questo che è un ciondolo in un cameo che mi piace tanto. Ed è molto carino e mi è stato chiesto di fare qualche creazione anche maschile e questo secondo me potrebbe essere un bel portachiavi oppure una collana, comunque per entrambi i sessi. E niente, queste sono le news. La mia preferita è questa, però mi piace tantissimo questa, cioè mi piacciono tutte, questa pure mi piace un sacco. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e ciao!